Ciao ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video, io sono Davide Pannozzo e oggi parleremo di come rendere il tuo fraseggio più interessante con alcuni semplici accorgimenti. A fra poco! Ben ritrovati! Prima di andare avanti mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche per ricevere tutte le prossime uscite, i prossimi video, le dirette che faccio qui sul canale. Uno dei consigli che do sempre a tutti gli studenti della mia accademia Guitar Lab, a proposito se non sai di cosa sto parlando ti lascio il link in descrizione qualora tu volessi darci un'occhiata. Dicevo, uno dei consigli più frequenti che do è di cercare di lavorare sull'orizzontalità. Infatti uno dei problemi più frequenti è quello di rimanere bloccati nei box. Si studiano le scale, si studiano gli arpeggi e poi si ha difficoltà a unire questi strumenti per creare delle linee melodiche. Se pensi ai 5 box pentatonici, per esempio, questi box ci permettono di andare su tutta la tastiera. Questo vuol dire che possiamo anche iniziare un fraseggio in un box e continuarlo su quello successivo. Non per forza dobbiamo partire e finire il nostro fraseggio in un unico box, ma cerca il più possibile di lavorare con un'estensione diversa, appunto più in orizzontale. Nel video della scorsa settimana, che puoi rivedere qui, ho parlato per esempio degli slide. Gli slide sono una tecnica veramente tanto importante per migliorare questo aspetto. Lo slide infatti ti permette di andare a iniziare una frase in una porzione di tastiera e facilmente muoverci su una porzione successiva. Questo renderà le nostre frasi più lunghe, più musicali e appunto più interessanti. Ti faccio qualche esempio. Ok, un altro consiglio che mi sento di darvi proprio per migliorare l'orizzontalità e anche uscire dai box è andare a cercare le toniche sulla tastiera in tutte le posizioni. Per esempio, noi in questo momento stiamo suonando in La, ok? Mi vado a cercare il La su tutta la tastiera e da lì farò partire la nostra cara vecchia pentatonica minore, ok? Quindi ho il La qui, ce l'ho 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 qui. E su ogni nota che ho trovato faccio partire la scala. In questa maniera non farò altro che utilizzare ancora i box pentatonici, ma da una prospettiva diversa. Non ragionerò soltanto sulle diteggiature che ho imparato prima di oggi e potrò costruire le frasi nella maniera che abbiamo detto prima, quindi sfruttando di più l'orizzontalità e quindi creando delle frasi più lunghe e che abbiano più un senso compiuto. Ti faccio qualche esempio. Ok, a questo punto possiamo unire le parti, quindi utilizzando gli slide e mettendo insieme le varie posizioni che abbiamo trovato prima, otterremo delle frasi più lunghe e costruite in orizzontale, per esempio. Quindi come vedi ho iniziato da questa porzione di tastiera, facendo partire la pentatonica da questo La, dopodiché mi sono spostato su quest'altra porzione
E ho chiuso la frase su quest'altro La. Posso continuare ancora nella stessa maniera. Oppure. Oppure posso allenarmi a creare delle frasi ancora più lunghe. Per esempio così. Bene, adesso come al solito ti faccio un'improvvisazione mettendo insieme tutti i consigli che ti ho mostrato nel video di oggi. Bene, per oggi è tutto, fatemi sapere se avete qualsiasi domanda scrivendo nei commenti qui sotto e ci vediamo presto. Ciao!